ragazzi, qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con la modalità 4 colpi e via. Ebbene sì regà, non ho sbagliato a parlare, ma siamo su una modalità chiamata 4 colpi e via. Praticamente questa 4 colpi e via sarebbe l'evoluzione di una modalità competizione già presente sul gioco, va bene, non ci ho capito nulla. Però per l'appunto stavo dicendo, questa qui è l'evoluzione di una modalità competizione già presente nel gioco, ovvero due colpi e via. Quindi ragazzi mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like se volete altri video sulla modalità 4 colpi e via e 2 colpi e via. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Allora raga, adesso io sono morto su... Vito alla prima, va bene. Perché mi sono andato ad infilare dentro quella stanza e sono morto, va bene. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Siamo nuovamente quelli con le pistolette qui. Che cavolo è, come si chiama questa pistola? Scusa che non mi ricordo. Fucile, ah, pistola da tiratore. Mi ricordavo da tiratore, però non so perché ho detto fucile. Ma perché sparo sempre, ragazzi? Ho l'R2 un po' morto probabilmente. Dovrò acquistare un nuovo pad dopo tutti i voli che gli faccio fare. Ci sta che si rompe. E sono morti tutti, raga. Comunque sì, è una mappa incasinata. Io non lo capisco veramente, raga. Ho fatto già slasher qui nel bunker ed è un casino atomico, perché veramente, raga, cioè, è troppo grande. Comunque sia, raga, manco a farlo apposta, quando ho registrato la modalità due colpi e via, che è stata tipo 2 settimane fa, non lo so, nel video avevo detto, dura poco la modalità due colpi e via, ci sono pochi giocatori. E guarda un po', Star. No, 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 come l'ho lisciato, non ci credo. E round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Siamo nuovamente i lupi. Diciamo che siamo i lupi avanti, ma credo che siamo sempre i lupi, però dettagli. Comunque sia, però, vabbè, però da dietro non vale, cioè così me lo spawni da dietro, io non lo so veramente. E vabbè raga, per l'appunto io avevo detto che questa modalità durava poco perché c'erano pochi giocatori. Guarda caso la Rockstar fa uscire il DLC militare, ci mette la modalità 4 colpi e via. Qua sotto nei commenti quindi tutti a scrivere hashtag la Rockstar Games è tra di noi, perché raga sembra che mi ascolta veramente in questo periodo. Sembra che mi ascolta. Partita perdente, hanno vinto le aquile qui, ma ovviamente raga ne andremo a fare immediatamente un'altra. Ed eccoci qua ragazzi con il primo round della seconda partita di oggi. Questa volta siamo le aquile. Perfetto, siamo le aquile, si può dire? Non lo so. Però vabbè raga, chiunque siamo, qui siamo con la testa d'aquila. Quindi allora vediamo di ammazzare gli altri. Però raga è troppo casino, io non lo capisco veramente. Cioè sta mappa è grandissima per qualsiasi cosa, è veramente grandissima. Ed è troppo, ma troppo difficile riuscire. Te, boom, mamma mia, il mio amico ci è rimasto fregato, però perlomeno ho ucciso qui l'orso. Però raga, qualcun altro sarà camperato da qualche parte, no? Tipo dietro quei cosi. Ma mi sa di no, raga, perché dovrebbe comparire sulla minimappa. Se non hanno modificato le regole di questa modalità qui, dovrebbe comparire sulla mappa chi campera. No, 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 no. Oh mamma mia, boom, e non è morto, raga. Però ci muoio. E dai, ma quante volte ricarica, mannaggia. Lui, mannaggia, sono morto, raga. Sono morto, porca vacca, ci mette 20 anni per ricaricare. E round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Perfetto raga, mamma mia, cioè veramente sono morto in un modo assurdo. Vabbè, più che altro non sono morto in un modo assurdo, è il mio mino che ci mette 10 anni per ricaricare ogni volta. A questo punto è brutto perché ogni volta mi spawnano persone dietro. Come poco fa, per esempio, che mi è spawnata quel... Che mi è spawnata? Vabbè, sì, il personaggio era femmina, però mi è spawnato quel tizio dietro. Eccolo qua, c'è uno! E dai, e dai, e dai, e dai, e dai, e dai! E mamma mia, che cosa assurde! Vabbè, mi hanno pure rubato la kill. Sì, vabbè, un'altra 4 persone? No, cioè, mettiamoci... se c'ho poi il macete, raga. C'ho il macete, adesso muoio, sicuro raga, sicuro morirò. Ne sono più che convinto, qui abbiamo questo qui, ok, abbiamo recuperato almeno un proiettile. Però adesso col tizio vestito da lupo, che ce n'era un altro, dove è andato? Ho sentito dei colpi di macete qui accanto a me.
Però non vedo nessuno, quindi va bene. Però forse c'è qualcuno camperato. Eh sì, raga, andiamo. Perché era comparso che era dentro una casa? Io non lo so, raga. C'è un tizio camperato lì. Boom! Mamma mia, come lo... Cioè, veramente, voleva fregarmi così? Compari sulla mappa quando ti camperi. Round vincitore! Ed eccoci qua, ragazzi, con il terzo round. Perfetto, raga, questo qui potrebbe essere o il round decisivo o no. Dipende chi vincerà. Perché, se non mi sbaglio, questa modalità è composta da... 3 squadre. No, 4 squadre, però una è composta da un giocatore. Però, raga, comunque sia, in base a chi vincerà. Perché se vince una delle altre 2 squadre che non ha ancora fatto il punto, magari si prolunga qui la partita, mentre se invece vinciamo noi o la squadra che prima ha fatto il punto, la partita a quel punto non si prolungherà assolutissimamente, ma finirà qui. Quindi vediamo un attimo di trovare qualcuno e sterminarlo per benino. Allora, raga, io a questo punto... il lupo... No, il lupo non è morto. Il lupo cattivo non è morto, però adesso muore. Perfetto, e là c'è il toro cattivo. L'orso cattivo. L'orso cattivo non muore pure. Però adesso muore. Ecco qua che è morto. Ecco qua che è morto. Chi rimane in vita? Ah, è finito. Mamma mia, partita vincitore. Mamma mia, raga, abbiamo vinto così con l'orso cattivo e il lupo cattivo che non morivano, però poi sono morti tutti e due. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like se volete altri video sulla modalità 2 colpi e via o 4 colpi e via. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come dematti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. E inoltre qua sotto nei commenti scrivete hashtag la rockstar è tra di noi. Quindi, se volete passare dalla pagina Facebook, per Instagram, il link è sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video, questo video è tutto. Bella, raga! Ah.